Buonasera a tutti. Finalmente per il secondo anno riusciamo a fare un saggio di persona dopo il grande Covid che ci ha bloccato tantissimo e siamo per il secondo anno qui alla tenda di Bigauda, dove ci troviamo veramente bene. Quindi adesso io sinceramente chiamerei il nostro sindaco Davide Gibelli e Cristiana Celi sul palco. Vi ringrazio di persona. Intanto che salgono, ringrazio tantissimo la SPES perché quest'anno siamo riusciti ad avere anche loro alla cucina e quindi avere anche la possibilità di fare cena, una cosa stupenda. Quindi un applauso alla SPES che ringrazio tantissimo. È un'occasione d'oro averli qui, meravigliosa direi. E più per noi che per loro, credo, perché ci fanno un favore immenso, perché è una cosa molto carina riuscire anche a mangiare e divertirsi ascoltando i ragazzi che suonano. Passo la voce al nostro sindaco Davide Gibelli. Grazie Gabriella e buonasera a tutti e benvenuti al Palatenda di Bigauda. Ovviamente mi fa veramente piacere essere qua con voi, ci starò un'oretta perché poi un altro impegno, ma sicuramente un'oretta darete il saggio di quelle che sono le vostre capacità. E quindi questa è l'occasione anche per ringraziare e fare complimenti alla Scuola Musica Arte di Camporosso, perché per noi siete veramente un orgoglio e ne sentiamo parlare sempre bene, quindi ci arrivano delle informazioni sempre positive e so che investite tanto nei ragazzi, so che investite tanto nella musica in generale, nella cultura, perché c'è anche di mezzo anche questo aspetto qua, e noi di questo ne siamo grati, perché sicuramente è un complemento, diciamo, di quello che è il lavoro che cerchiamo a fatica di fare noi come comune. Quindi veramente vi ringraziamo di cuore, ma grazie anche perché quest'anno avete, diciamo, condiviso questa serata con la SPES, l'hai citata prima, e anch'io ringrazio la SPES, ringrazio la Scuola di Pace, mi capita spesso di ringraziare loro. Ma sicuramente riuscire a coniugare la musica anche con delle iniziative di questa natura, perché poi ricavato a favore dell'infanzia fragile di Camporosso, questo dà ancora più valore a quello che fate. Quindi grazie, veramente grazie di cuore per tutto e buon ascolto e buona serata a tutti voi. Passo la parola all'assessore Cristiana Celi. Grazie, buonasera a tutti. Io non posso che rinnovare il mio ringraziamento a Gabriella, a tutta la Scuola Musicarte. Ha già detto Davide molte cose, non mi voglio ripetere. Siete davvero un orgoglio, perché fate qualcosa di veramente importante e soprattutto lo fate molto bene, cioè fate della musica di qualità, ce l'avete dato saggio quest'anno in più di un'occasione e spero che si possa continuare a venire a sentire i vostri concerti. Per cui complimenti davvero a tutti e buona serata, buon ascolto. Grazie Davide, grazie Cristiano, davvero grazie a tutto il comune per l'ospitalità in questo splendido posto, per la possibilità di essere qui comunque a esibirci con i nostri splendidi ragazzi. E il prossimo applauso io lo dedico a tutti i genitori, quindi per favore applaudetevi da soli perché avere comunque un ragazzo che studia è un impegno, io lo so benissimo, è un impegno, ci vuole dedizione, ci vuole pazienza e comunque è una cosa meravigliosa la musica, è una cosa meravigliosa studiare tutta questa cultura meravigliosa. Quindi, per cominciare, vi presento il coro madrigalistico che da poco si è esibito in una messa qui a Camporosso, nella nostra diocesi, e chiamerei il Cantum Rubeum. Coro madrigalistico, a cappella, soprattutto in questo momento, vi canteremo un brano dal titolo Cantate Domino. Thank you.
Grazie Cristina, la nostra direttrice, Anna Maria, Federico, Alberto, Angelo e Renzo. Ora cominciamo con la parte classica, quindi avremo tutti gli strumenti di musica classica. Vi faccio portare dal balletto meraviglioso Mirko, un applauso a Mirko! Approfitto per salutare tutti i nostri professori, mentre Alberto, il nostro professore di chitarra, mi accorgo Alberto, prepara il palco, farei un applauso a Livio, il nostro professore di batteria, nonché super mega sound, uomo del sound, il nostro professore di pianoforte Giovanni, il nostro professore di pianoforte Fabio. Facciamo un saluto anche alla nostra professoressa di mandolino che si chiama Sabine e penso abbia partorito da poco, forse non ancora partorito, non ancora partorito, ma siamo in attesa tutti. Le facciamo un applauso. Quindi, intanto che sistemano piano piano, io chiamerei il nostro Matteo che ci suonerà alla chitarra un brano dal titolo Bella Stella. Quindi un applauso per il nostro grande amico Matteo. Chiediamogli quanti anni ha, perché non lo so. Quanti anni hai Matteo? 8 anni, vai pure, bella stella tutta per te. Thank you.
situazione insopportabile per tutti, per me la musica. Solo che c'è Enzo, che sta male, che sta vivendo e non va bene. E in più c'è un minuto per piegare. Allora, la chitarra. Quindi io quello che faccio, faccio da solo. Una volta due sono riuscito a fare la casa mia, però c'è una cosa che lui mi scusa, perché dove abita, non può fare un rumore. Quindi arriva a casa, facciamo le registrazioni, io da per là non me ne accorgo. Bravissimo Matteo. Ora, intanto che Matteo si toglie la pastiglia alla chitarra che serve per amplificare questo magico suono della chitarrina, chiamo Levi. Levi è scappato. Eccolo lì. Chiediamo anche lui quanti anni ha, perché non lo so mica. Levi, quanti anni hai? 11, qua si cresce insieme al maestro Alberto. Prima non l'ho detto, ma giustamente l'avete notato che anche Matteo era accompagnato dal maestro Alberto. Quindi Levi, accompagnato dal maestro Alberto, ci canterà, ci suonerà, scusate, di formazione professionale, ci suonerà Lively Roll. Levi. Che mi dice re maggiore, maglia! Bravissimo Levi. Allora,
questi ragazzi, sono alle prime armi, ragazzi, un applauso più forte. Non è mica facile, sapete, esibirsi. Fa un sacco paura a tutti, è dai più piccoli ai più grandi. Quindi mi raccomando, calorosi applausi. Ora chiamo per la classe di pianoforte una bellissima bimba che si chiama Sara. Non è più una bimba, per me se siete bambini. Quanti anni ha Sara? 13. 16, ora ormai la 2000. Allora Sara ci canterà la Maison de Robin, arrangiamento di Fabio Barigazzi, il suo professore di pianoforte. Quindi Sara. Thank you.
bravi sti ragazzi, veramente. Ora, intanto che loro si sistemano, chiamo Chiara per il pianoforte, per la classe di pianoforte. Mamma mia, me la ricordo piccola, piccola, piccola. Adesso Chiara quanti anni ha? 13. È più alta di me? Benissimo, mi fa piacere. Mi vedeva crescere queste ragazze meravigliose. Chiara ci saranno là, Angel Fish, Intercity Storm, Lontananza e Stealth Mode. Chiara. Stratosferica la nostra allieva più lunga, la nostra veterana, è con noi da sempre, non so dirvi l'anno esatto, ma tantissimo tempo, quindi veramente adesso vi dico, faccio una piccola cosa tecnica.
Anna, a te l'età non te la chiedo, non si fa. 45. Mica, ok. Allora, la Anna, la nostra Anna, con il maestro Alberto ci faranno sentire Kumbaya e Moto Perpetuo. Anna, un applauso. Abbiamo già 13 anni, mamma mia, accompagnata dal
Alberto, non il maestro, il semplice Alberto. Adesso aspettiamo un attimo solo. Insieme al nostro Alberto, anche lui allievo della classe di mandolino visibile, ci suoneranno insieme un minuetto. Quindi chiamo Alberto, piano piano si attrezzeranno. Io intanto mi approfitto per dirvi, guardate che la cucina è aperta, si può bere, si può mangiare, siamo fortunatissimi quest'anno che possiamo veramente divertirci un po' di più rispetto al semplice stare seduti ad ascoltare per ore la musica, possiamo anche divertirci a mangiare. Quindi Alberto e Giovanna ci suoneranno un minuetto. Giovanni ci faranno ascoltare Romanza opera 5 numero 1 e Voci di un angelo opera 105. Quindi abbiamo Matteo al violino per la classe di Alfonso e Giovanni al pianoforte. Grazie. Thank you.
Bravissimo Matteo. È inutile dirvi che il violino è uno strumento difficilissimo, quindi se potete farmi un secondo applauso per la difficoltà. Grazie a Giovanni, veramente, grazie a Giovanni. Fidatevi di me, che ne so qualcosa. Il violino è davvero uno strumento molto difficile, molto complicato. Ora chiamerei per il pianoforte Alena. C'è Alena? Da qualche parte? Eccola qua. Allora, ci fa ascoltare un brano dal titolo Cantilena. Alena. Thank you.
Insomma, un anno di studi messi, insomma, come dire, in piazza, in pochi secondi, in pochi minuti, non è facile. Quindi adesso chiamo per la classe di pianoforte Alice. Un applausone. Quasi 11 anni, non ancora. Allora, Alice, che peraltro lei è spettacolare perché lei fa pianoforte con Giovanni e fa canto con me, quindi veramente straordinaria la ragazzina, fa due classi. Alice ci suonerà Under the Acacia Tree. Alice! Adesso io avvicino, magari togliamo le sedie, faccio un po' il palco anch'io. Per fare la festa del Sanremo, passando la scopa, la festa del Sanremo, non lo vedo, non posso farlo niente, perfetto. Avviciniamo leggermente il microfono. Livio, gli accendi tutti due i microfoni? Meglio. Direzione.
passo il microfono ad Alberto, gli lascio il comando. Posso lasciarti anche questa, che magari ti porta, questo più comodo? Sì, fidati, che più comodo, fidati. Bene, allora mi tocca questo compito. Vado a presentarvi una prima cantante lirica che si chiama Giorgia e ci canterà Se ben crudele. Grazie per te.
Continuiamo con Renzo Largo al Factotum. Thank you.
col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la, la la la. Ma chiamami io da qui.
continuiamo con Gabriella che ci canterà O mio babbino caro. Gabriella sta arrivando. Thank you.
potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e petto a petto che si è fatto un duetto da solo, non so se ve ne siete accorti, ma lui canta da sopranista e da baritono, quindi un doppio applauso, perché ha cantato da uomo e da donna. Non è mica facile. Ora approfitto per presentare una cosa un po' più particolare, ossia un cantante di classe lirica, che però comincerà con un brano lavorato nel laboratorio teatrale, perché abbiamo anche un laboratorio teatrale diretto dalla nostra Agata Merelli, a cui faccio un applauso enorme, la nostra Agata, e quella. Quindi per la nostra classe di laboratorio teatrale e anche per la classe di lirica vi presento Alberto, che ci canterà Udite o rustici. Attente, non fiatate.
Come.
Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza
bravissimi, quindi rinnovo, bravissima Gabriella, Alessandro, accompagnati da Alberto Alberto, grazie ad Agata che ha tenuto il corso di il laboratorio teatrale.